C'è un'altra certezza dopo questa pandemia che si è affermata ed è la certezza della bontà dell'Europa e delle politiche europee, delle politiche comunitarie come costruzione di un percorso economico indispensabile per il nostro Paese. Di fronte a quella crisi si è visto finalmente che l'Europa, e non ci sono più voci contrarie in questo senso, che l'Europa è determinante per il nostro futuro. E c'è un uomo nel nostro partito, nella nostra organizzazione, che questo sentimento, queste idee le ha espresse sempre. E credo che anche oggi sia bello ascoltarlo per poterle affermare anche su questo palco, anche quest'anno. Sandro Gozzi, a te la parola. Grazie. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Sì, noi abbiamo scelto l'Europa. Noi abbiamo scelto l'Europa e abbiamo scelto di trasformarla. Abbiamo scelto l'Europa per trasformarla, per andare nel senso indicato proprio pochi minuti fa da Luca Parmitano. Noi abbiamo scelto anche di rinnovare l'Europa. E per rinnovare l'Europa devi rinnovare la politica. Renew Europe è la più grande innovazione politica nel Parlamento europeo e in Europa negli ultimi tempi. Quando nel 2018 abbiamo cominciato a lavorarci con Emmanuel Macron, tutti ci dicevano non funzionerà. Tutti ci dicevano è impossibile in Europa superare il duopolio tra popolari e socialisti. Oggi Renew Europe è al centro della politica europea e sta trasformando l'Unione Europea nel senso in cui vogliamo. Nel senso in cui vogliamo. No, è grazie a Renew Europe che c'è il Recovery Plan, è grazie a Renew Europe che abbiamo fatto la scelta del Green Deal, è grazie a Renew Europe che stiamo governando finalmente la trasformazione digitale, è grazie a Renew Europe che siamo in prima fila nella lotta per lo Stato di diritto, per i diritti delle donne, per i diritti degli omosessuali, per la libertà di stampa, contro gli alleati di Salvini, contro gli alleati di Meloni, contro la Polonia di Kaczynski, contro l'Ungheria di Orban. Abbiamo fatto una scelta di lungimiranza. La scelta di lungimiranza è per andare nell'Europa 2030 di cui Luca ci ha appena parlato, un'Europa della potenza e della conoscenza. Noi vogliamo costruire un'Europa della potenza militare, della potenza digitale, della potenza ecologica, della potenza sanitaria, ma sappiamo che qualsiasi discorso di potenza non sarà mai potente se non va di pari passo con la conoscenza, con la scommessa sui giovani, con la scommessa sulla cultura, con la scommessa sulla ricerca, con la scommessa sulla politica dello spazio, che è quella che abbiamo appena sentito. La nostra Europa 2030 è un'Europa della potenza della conoscenza. Quindi Renew Europe è un progetto lungimirante, è anche un progetto generoso. È un'alleanza tra partiti, tra due grandi partiti europei, l'ALDE, i liberali e il Partito Democratico Europeo. È un'alleanza a cui hanno aderito degli ecologisti, dei socialdemocratici, dei riformisti, dei liberali. È un'alleanza in cui ognuno ha fatto un passo indietro per contare molto di più tutti assieme. È un'alleanza di cui noi siamo protagonisti e vorrei che facciate un applauso a Nicola Danti, che qualche giorno fa è stato eletto vicepresidente di Renew Europe. Bravo Nicola, molto meritata. Io ho sentito ieri parlare Enrico Costa e Benedetto Della Vedova, li avevo sentiti una settimana fa quando con Stefano Mazzetti, di nuovo Nicola Danti, con Giuseppe Benedetto della Fondazione Einaudi e tante altre amiche e amici, tanti interventi degli esponenti, dei leader di Italia Viva, abbiamo presentato la realtà, non il progetto, non l'idea, non l'utopia, la realtà di Renew Europe in Italia. È un progetto a cui la settimana scorsa hanno aderito due forze politiche molto importanti per noi. Abbiamo avuto l'adesione di Polska 2050, di Polonia 2050, i veri oppositori del governo di Kaczynski. Giorgia Meloni sta con chi nega il diritto di aborto, noi stiamo contro il governo polacco. Abbiamo avuto l'adesione di Carlo Calenda con Azione. Ecco, mi piace questo applauso perché mi consente di arrivare alla conclusione.
Io credo che in Italia, oltre che la stessa lungimiranza e la stessa generosità che abbiamo dimostrato di avere in Europa, dobbiamo anche avere il senso dell'urgenza. Facciamola questa alleanza per Renew Italia. Facciamola. Cosa aspettiamo? Io non ho sentito differenze una settimana fa a Roma, ieri qui, tra i discorsi di Matteo Renzi, di Enrico Costa, di Benedetto della Vedova. E allora facciamola senza veti, senza rancori, senza personalismi, perché l'Italia e gli italiani si meritano, hanno bisogno di serietà, hanno bisogno di competenze, hanno bisogno di volontà di trasformare, di riformare il nostro paese, hanno bisogno di un'Italia protagonista in Europa. E questo noi dobbiamo assicurare, questo noi dobbiamo portare avanti. Abbiamo bisogno di costruire un'alleanza che con forza sostenga l'agenda di riforme del governo Draghi e che con forza prosegua quel processo di riforme dopo il 2023. Perché se in Europa vogliamo costruire Europa 2030, in Italia non possiamo pensare sempre al giorno dopo, alla settimana dopo, ma dobbiamo sapere quale deve essere il nostro paese nel 2030. Quella è la nostra prospettiva. Quella è la prospettiva della Leopolda, quella è la prospettiva che possiamo raggiungere con le vostre idee, con il vostro impegno. Questa è la prospettiva e io credo che, guardate, il segreto della felicità è la libertà e il segreto della libertà è il coraggio. Ieri Matteo Renzi ha dato a tutta l'Italia, all'Europa, la prova di essere un uomo libero e coraggioso. Con la stessa libertà e con lo stesso coraggio trasformiamo l'Italia e trasformiamo l'Europa con Renew Italia. Vi ringrazio.